campionessa europea dei pesi piuma, prima italiana a vincere un titolo di box, e Michele Piccirillo, campione mondiale dei welter versione IBF. Ciao, ciao, buonasera, piacere. Ciao, 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 piacere. Eccoli qui i nostri campioni, vuoi fare qualche domanda? No, volevo dire meno male che non li dovevo accogliere come Giorgia ha accolto le tenniste, perché sennò sennò qui insomma iniziava subito una lotta. No, io che dire che è un piacere che degli atleti italiani si facciano onore anche a livello internazionale in uno sport che comunque sia ha sempre dato al nostro paese dei grandissimi campioni, quindi il fatto che si sta ricominciando ad ottenere questi risultati è una cosa che fa piacere. Vado a fare una domanda alla signora, ma quanto è difficile per una donna insomma riuscire ad imporsi in un campo così difficile, qual è quello della box? La difficoltà è imporsi in un campo maschile, forse è quella, perché per quanto riguarda lo sport i sacrifici sono gli stessi che quelli di quelli dei ragazzi. Certo. Però in effetti il pugilato è un mondo un pochino maschile. Beh, con delle gomitate, con un po' di forza ce l'abbiamo fatta anche noi ad intrometterci, sì. Ma e poi ottenendo per ora buoni risultati a livello internazionale. Grazie, grazie, complimenti. Vogliamo procedere quindi alla premiazione. Grazie, complimenti. Grazie, posso darti un bacio? Certo. Grazie, grazie ai nostri campioni, grazie a Luca Zingaretti. Grazie, buonasera.